terza edizione del Trofeo S. Sant'Egidio, primo Memorial Mario Piorigo, gara riservata alla categoria degli esordienti. Oddio, tanto esordienti qualcuno non è, però l'importante è ritrovarsi qui a Sant'Egidio in occasione della Sagra della Torta al Testo con l'organizzazione curata da Luci Petrignano AS Sant'Egidio per ricordare Mario Piorigo, un amico e amante dello sport e del ciclismo che l'AS Sant'Egidio vuole ricordare. E poi c'è anche Edoardo Pergolani che fa da patron insieme a Orlando Ranucci per questa gara che vede partire quasi 130 concorrenti in una domenica mattina. E qui vediamo un altro trofeo. C'è una persona con la bici e il trofeo che andrà al più combattivo, dedicato alla memoria di Ulderico Rapi, di Goffredo Rossi e Fernando Rossi. Sono le tre persone che avete visto di spalle al concorrente. Dicono che sia un concorrente in fuga. Dicono, sia ben chiaro, dicono, ma l'immagine può testimoniare la solitudine dell'uomo, in bicicletta. Che sia poi primo o ultimo, su quello ci sarà da discutere. Sta di fatto che il nostro angelo ha deciso di dedicare questo trofeo, questo memorial, ad Ulderico Rapi, Goffredo Rossi e Fernando Rossi. Parte il primo anno e noi ci fermiamo appena una manciata di secondi per la pubblicità e poi torniamo insieme. Ristorante La Lumaca d'Oro, prodotti tipici della cucina umbra, gustose e ricercate ricette a base di lumache. E anche top bar Pian d'Arca, yogurteria, pizza al taglio e camere. Il ristorante La Lumaca d'Oro e il bar Pian d'Arca vi aspettano a Cantalupo di Bevagna. Sei chilometri da percorrere per la categoria degli esordienti del primo anno, terzo trofeo S. Sant'Egidio, primo Memorial Mario Piorigo. Sono quattro giri da fare intorno all'aeroporto, passando per Petrignano e poi l'arrivo a Sant'Egidio. L'arrivo che lo scorso anno ci ricordiamo in questa categoria proprio degli esordienti di primo anno. Vide questo sorpasso sul filo di lana a Calzuola, uno degli alfieri della Petrignano, con Orlando Ranucci che si disperava per non riuscire a comprendere come si sia potuta perdere una gara in quel modo. Bene, gruppo sempre compatto, avete visto Michele Lupini che ci saluta, sono 67 concorrenti che partono con una giornata di sole pieno, con un bel caldo e con il gruppo che viaggia compatto e tranquillo. Accelerazioni continue e poi rallentamenti per dire ci vogliamo tutti bene e andiamo piano piano a spassino. Ma d'altra parte la categoria degli esordienti del primo anno qui nella nostra regione ci ha abituato a situazioni di questo genere. C'è un Michele Lupini con il numero uno della Gubbio Ciclismo Mogaiana che la fa da padrone in questa categoria e tutti corrono alle spalle di Lupini a protezione di quello che potrebbe essere Lupini. Qualche volta se ne va in fuga, spesso e volentieri vince la sua gara in volata, essendo sicuramente il più forte. Non c'è nessuno che prende il coraggio a quattro mani e decide di andarsene. Strano, la stessa cosa che succedeva lo scorso anno nella categoria della G6 succede anche in questa stagione degli esordienti. Michele Lupini della Gubbio Ciclismo Mogaiana al numero 1, il numero 2 per Michele Biondi, il numero 3 per Luca Martiri, il numero 4 per Alessio Gigli, il numero 5 per Giovanni Staccini, il
il 6 per Mattia Giglio, il 7 per Lorenzo Mancini, l'8 per Lorenzo Bettelli, il 9 per Elia Pannacci e poi abbiamo con il numero 10 Ludovico Fiorucci, che sono degli amici del pedale di Gubbio. Con il numero 11 invece per la Pedrignano c'è Leonardo Migni, Alex Casagrande, con il 12, con il 13 è Claudio Scicchi, 14 Samuele Luigetti, 15 Mattia Santucci, 16 Nicola Calisti e poi abbiamo con il numero 17 Emanuele Morettini invece per Luci Foligno, suo compagno di squadra è Tiziano Lanzano, il 19 Maria Peluso, il numero 20 Federico Casoni, il numero 21 Stefano Speroni, anche lui della C Foligno. Poi per quanto riguarda le altre squadre della nostra regione per la categoria la categoria degli esordienti del primo anno, mi sembra che non ci siano altri nomi. Sto guardando l'elenco degli iscritti per vedere se ci sia qualche situazione particolare. Ci manca da segnalare Riccardo Gallasio della Cremonese 1891, che non manca mai a queste situazioni, e ci fa davvero piacere sapere che sia così, che questo ragazzo addirittura parta da Cremona per venire a correre da noi. Con il numero 66 avete visto inquadrato in questo momento Enrico Quadrelli della Juventus Fano, una bella formazione che è davvero molto ricca e piena. E attenzione, perché qui c'è la caduta, siamo al secondo giro, c'è una bella caduta, vediamo che ci rimangono incastrati due corridori della Gubbio Ciclismo Mogaiana e tre della Pedrignano. Con il numero 13 di spalle vediamo Claudio Scicchi, cadono in terra e ne cadono diversi. Una bella caduta innescata probabilmente da qualcuno che frena di colpo, non si fa niente nessuno, se non andiamo errati con il numero 8 e Lorenzo Bettelli che poi riparte. Eccolo qui Lorenzo Bettelli in coda al gruppo di questa caduta che rivediamo. Con il numero 13 abbiamo detto Cicchi, con il numero 24 vediamo Matteo Scotini della pedale Chiaravellese e poi giù tutti quanti in terra, passano indenni. C'è qualcuno che cade addirittura fermo, come vedete sono cadute che non è che ci sono grossi problemi, ma che spezzano praticamente il gruppo. Eravamo al secondo dei quattro giri e qui passiamo davanti all'aeroporto di Sant'Egidio e ci apprestiamo ad andare al traguardo senza particolari scossoni la gara della categoria degli esordienti del primo anno. Giudice di gara che controlla a bordo della vettura messa a disposizione dalla S Sant'Egidio UC Pedrignano e siamo dunque nelle fasi conclusive della gara. Si gira a destra, si fa la salita che porta a Sant'Egidio, a metà salita c'è il bivio a destra che porta sul piazzale della festa della torta al testo di Sant'Egidio, una festa che richiama tantissime persone, il gruppo sempre compatto. Noi proviamo a sorpassarli e proprio mentre li stiamo sorpassando davanti c'è Michele Lupini, c'è un'altra caduta e c'è la volata con Michele Lupini, Gubbio Ciclismo Mogaiana, che ancora una volta vince 11 centri in questa stagione e va dunque a vincere Michele Lupini in questa gara degli esordienti del primo anno Memorial Mario Piorigo. Vittoria dunque per l'alfiere della Gubbio Ciclismo Mogaiana, arriva anche Giulia Capocci.